Benvenuti a TG Sa di venerdì 2 dicembre. Marina D'Arecchi, Cirielli, sinergia virtuosa per un'opera strategica. È un'opera colossale, una delle più importanti della Campania e rappresenta un'infrastruttura strategica per l'intero territorio salernitano, ha aggiunto il presidente della provincia in occasione della visita al cantiere del nuovo porto turistico di Salerno. Ristorante abusivo a Positano, sequestrati due immobili. Il sequestro è scattato perché il proprietario di una nota azienda agricola, in assenza di titoli autorizzativi concessori, aveva realizzato due sale ristoranti al di sopra di due terrazze ricadenti nel perimetro del parco regionale dei Monti Lattari. Droga in casa, nei guai operai di Salerno. I militari hanno rinvenuto 5 panetti di hashish pari a 500 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Abusivismo edilizio a Palinuro, due denunce. Sono state denunciate due persone di 69 e 46 anni per il reato di illecito edilizio ed alterazione delle bellezze naturali in luoghi soggetti a speciale protezione, realizzazione di opere sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale. A Pagani, incontro di sensibilizzazione sull'endometriosi. L'appuntamento è alle 19:30 nella biblioteca della Circolo Unione in via Ferrante. Carla Del Mese, nuovo presidente di Legambiente Ponte Cagnano. Intendo migliorare l'azione del circolo sul territorio di Ponte Cagnano, che presenta problemi di varia natura ambientale, dall'abusivismo edilizio al problema dello smaltimento dei rifiuti fino a quello dell'inquinamento ambientale, ha dichiarato la neoeletta presidente. Strada provinciale 11. Domani partono i lavori di messa in sicurezza. Interverranno il sindaco di Albanella, Giuseppe Capezzuto, l'assessore provinciale lavori pubblici, Marcello Feola, ed il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli. Domani congresso FLIA a Salerno. L'incontro si terrà alle 10:30 al Grand Hotel Salerno. Intende sancire la fine di un ciclo e l'inizio di un percorso ambizioso che vede al centro il progetto politico-sociale del partito fondato da Gianfranco Fini. Lo Sporting Sala vuole battere l'Aquila per spiccare il volo. Dopo la bella vittoria contro l'Azzurra Paganese, la squadra di Mister Kundari domani alle 16 al Palaroma di Montesilvano affronterà per l'undicesima giornata di campionato il Maco L'Aquila Fanalino di coda. Capodanno esplosivo ad Agropoli, attesi Schettino, Povia e Audiodue. La comicità dell'artista partenopeo e la musica degli Audiodue e di Povia daranno il benvenuto al nuovo anno nel centro cilentano, durante la serata spettacolo del 1º gennaio 2012 in Piazza Vittorio Veneto. Leo Zeb, si presentano gli amici per la zampa. Domenica alle 11 al Teatro Il Giullare di Salerno si terrà la presentazione del racconto che trasporta in un mondo che porta con sé alcuni dei problemi contemporanei riscontrabili nel vissuto politico-sociale. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.